Chi ha ucciso Eleuterio Codecampi? Un colpo esploso al capo, alla nuca. Di sicuro lui aveva paura di qualcosa e aveva una paura grave. All'interno dei cassetti della sua scrivania verranno trovate delle carte cifrate. La traiettoria del proiettile, che è molto strana. 173 cannoni, 50.000 pistole, 12.000 tonnellate di esplosivo. Era ancora un'insurrezione da fare. L'Italia del 52 pullulava di spie e di controspionaggio. C'è forse un'altra pista che non è stata sufficientemente battuta. Torino è una città dai due volti, aristocratica e proletaria, sontuosa e severa. È una città in cui nulla è ciò che sembra. Il posto ideale per tramare, per cospirare e anche per uccidere. Questa è la storia di Erio Codecà, uno dei più grandi manager dell'Italia del dopoguerra. Una spy story all'ombra della mole. La sera del 16 aprile del 1952, Erio Codecà, il direttore della sezione SPA della Fiat, rientra a casa, a Torino, dietro la chiesa della Gran Madre di Dio, in via Villa della Regina. È un quartiere misto, che nella parte bassa era ancora una zona fino agli anni 60-70 popolare, con qualche osteria rimasta intatta, anche una zona un po' di bohème, tra virgolette, artistica, studi di pittori. Salendo verso la collina, invece, comincia a diventare una zona borghese o alto borghese, insomma. Quella sera a casa non c'è nessuno ad aspettarlo, perché sia la moglie che la figlia sono in villeggiatura. C'è la governante, quindi Codecà rientra, cena, e dopo cena esce a portare fuori il cane. In quel momento la strada è praticamente buia, perché Torino, come tutto il resto d'Italia, esce dalla Seconda Guerra Mondiale e per i bombardamenti alcune parti delle città sono rimaste senza elettricità, funziona ancora il singhiozzo. Quel momento è sicuramente un buon punto per sparare a qualcuno ed è anche un buon punto per avere il minor numero di testimoni possibili. Codecà fa in tempo a fare qualche passo per strada quando poi viene ucciso con un colpo d'arma da fuoco. Egli era stato ucciso mentre saliva nella propria autovettura fuori dalla propria abitazione da un colpo esploso al capo, alla nuca. Ovviamente
muore sul colpo e la strada, che era deserta fino a quel momento, si riempie di persone. Nei pressi del cadavere si trovano alcuni oggetti, gli occhiali di Codecà, le chiavi dell'auto. C'è anche il cane di quest'uomo, che si chiama Cocky. Chi ha ucciso Eleuterio Codecà? È molto complessa nella prima fase delle indagini ricostruire tutto quello che è attorno alla scena del crimine, anche perché nessuno ha visto niente. La scelta del luogo, la scelta dell'ora, fanno capire che l'assassino ha studiato quella villetta, cioè la casa, il Civico 24. E ha capito che dopo cena, verso le 21, tra le 21 e le 21:30, Codecà ha un'abitudine molto semplice, che è quella di portare il cane fuori. È un omicidio sicuramente premeditato. Venne ipotizzato che l'aggressore potesse essere nascosto dietro una siepe di bosso che era presente nelle vicinanze della macchina dell'ingegner Codecà. Però penso anche che quella notte di aprile l'assassino si sia trovato di fronte ad un evento che non aveva previsto. Forse ha lasciato qualcosa in auto che deve prendere, che deve portarsi via. Non sapremo mai cosa. Questo movimento coglie di sorpresa l'assassino, che probabilmente pensava di fare il colpo più facilmente, magari sparandogli da dietro. Che cosa succede? Che a questo punto lui non sa cosa vuole fare Codecà. Potrebbe anche salire in auto, quindi a quel punto deve sparare immediatamente. Quindi spara nel momento unico in cui può farlo. E purtroppo gli è andata bene. Codecà aveva addosso 30.000 lire in contanti, franchi svizzeri, franchi francesi, delle sterline, quindi è evidente sin da subito che il movente del delitto non è la rapina. C'è un testimone, Pacchioni, il quale si affaccia da una finestra perché sente questo botto, che per lui è un rumore assolutamente insolito, e vede un uomo allontanarsi. Questa figura maschile poi gira quasi subito in via Rosa Govoni e quindi sostanzialmente esce dai radar della strada in cui è avvenuto il delitto e poi da lì si perde nelle strade di Torino. Viene indicata dai testimoni la presenza di un furgoncino rosso. Siccome questo furgoncino viene visto passare ad un'andatura non elevata e affiancare per un certo tratto l'uomo misterioso che si sta allontanando, si pensa che possa essere il mezzo del complice che serve a recuperare l'assassino. L'uomo misterioso che i testimoni hanno visto allontanarsi è davvero l'assassino? La loro descrizione è vaga, ma è già una prima traccia. Di certo il killer ha elaborato un piano preciso per non dare scampo alla vittima. Ha studiato le abitudini, lo conosceva bene. Chi era quindi Errio Codecà? Errio Codecà è uno dei tecnici di punta del capitalismo italiano. È uno dei dirigenti più importanti della Fiat, secondo soltanto a Vittorio Valletta e ovviamente ai proprietari, agli Agnelli. In quegli anni la Fiat è la più grande industria torinese. Diciamo che la Fiat a Torino ha sostituito nel ruolo quello che era stato fino al 1864, quando venne spostato alla capitale da Torino a Firenze. Ha sostituito la monarchia, è una monarchia industriale.
ciò che va bene alla Fiat va bene all'Italia, dirà Valletta più volte ai vari capi del governo democristiani che andava a incontrare a Roma, e la città diventa di nuovo una sorta di capitale sabauda. Codecà veniva da una famiglia aristocratica originaria di Ferrara. Aveva studiato all'estero, nel 1926 si era laureato a Grenoble, subito dopo era stato assunto dalla Fiat, che l'aveva mandato per farsi le ossa a dirigere l'azienda del gruppo in Romania. Qui in Romania Codecà aveva frequentato il beau monde dell'economia, della politica romena, e proprio in Romania aveva conosciuto appunto la moglie. La coppia si era poi trasferita nella Germania nazista dal 35 al 43, è stato direttore dell'ufficio Germania. L'ufficio Germania era l'ufficio della Fiat preposto ai rapporti con le SS e la Wehrmacht. Queste relazioni che lui ha avuto erano tese, diciamo, a salvaguardare la produzione della Fiat dal saccheggio dei nazisti. Dopo che verrà ucciso, all'interno dei cassetti della sua scrivania verranno trovate delle carte cifrate che nemmeno il suo assistente riuscirà a decrittare. Negli ultimi tempi aveva espresso in alcune occasioni ad alcune persone questo fatto di sentirsi preoccupato, quasi angosciato per la propria vita. Siamo però di fronte ad una persona estremamente riservata, quindi non possiamo sapere che cosa lo angosciasse. Errio Codecà aveva una moglie e una figlia. La moglie l'aveva conosciuta in Romania molti, molti anni prima, negli anni 30, e nel momento in cui viene ucciso, sia la moglie che la figlia sono in villeggiatura in Liguria, a Rapallo. Tra le piste che vengono seguite c'è anche quella delle possibili infedeltà dell'ingegner Codecà. Sappiamo che in quel momento lui aveva una fase un po' di raffreddamento con la moglie e forse non a caso aveva lasciato moglie e figlia a Rapallo ed era tornato urgentemente a Torino. Sappiamo che in almeno due volte si era distratto, diciamo, rispetto al suo matrimonio. Non era un uomo insensibile al fascino femminile, potrebbe aver ricevuto delle minacce. All'epoca non si trovò un nesso tra i mariti traditi e l'omicidio di Codecà. Non so quanto sia stata realmente all'epoca approfondita, scandagliata questa pista, perché in fondo si trattava di andare a mettere le mani nella Torino Bene e magari qui la questura potrebbe aver avuto delle remore. Se scartiamo la pista del killer professionista, questa può essere effettivamente una pista attendibile. Dopo i primi accertamenti che vennero fatti, si vide che quella al capo non era la ferita, la lesione principale, ma la vittima era stata colpita al fianco destro, si disse, sull'emitorace destro, e che quella al capo era una ferita che venne attribuita alla caduta della vittima, quindi una lesione da impatto sul selciato, sul suolo. E venne descritta una traiettoria che andava dal basso verso l'alto, quindi attraversava trasversalmente tutto l'emitorace, interessando il cuore e fuoriuscendo a livello dell'emitorace sinistro, tanto che l'ogiva del proiettile venne rinvenuta nella fodera della giacca. La traiettoria del proiettile è molto strana, assolutamente non adatta a un colpo omicida. Un unico colpo
che attraversa trasversalmente la vittima, partendo dal fegato e poi dentro il torace, polmone, cuore, riesce dalla scapola sinistra. La via ove avvenne il delitto era in forte pendenza, quindi quel dislivello tale che un colpo di quel genere avrebbe potuto non interessare in maniera così rilevante il cuore, magari interessare solamente i polmoni, e diciamo poteva essere a rischio di non determinare la morte, di determinare un ferimento anche grave dell'ingegner Codecà, ma non di provocare la morte. Gli inquirenti sono spaesati. I dati che sono riusciti a raccogliere sembrano contrastanti. Da un lato una meticolosa preparazione, dall'altro un colpo letale sparato da mano inesperta. Una contraddizione che si potrebbe chiarire in un solo modo, rintracciando la figura misteriosa che alcuni testimoni hanno visto allontanarsi dalla scena del crimine. Quell'uomo che fuggiva non è mai stato ritrovato, non è mai stato individuato. Un furgone rosso, segnalato come sospetto, si scopre che poi è guidato da un religioso, da un frate, che è del tutto estraneo all'omicidio. Ed aveva proseguito, peraltro senza accorgersi minimamente della presenza dell'uomo sul marciapiede, invece. Niente da fare. Anche questa pista sembra non portare a nulla. Ma c'è un altro elemento su cui soffermarsi, e questa volta sarà determinante. Quello che sembra orientare le indagini il giorno dopo è una scritta che compare sul muro esterno dello stabilimento Fiat, una scritta che inneggia all'omicidio di Codecà. Forse l'omicidio di un nato nella mente di un singolo operaio, che magari può essere stato licenziato da Codecà e che quindi può averla vista, diciamo, come una questione personale tra lui e l'ingegnere. Una vendetta personale dovuta o a una ragione passionale oppure magari appunto ad un operaio che ci aveva rimesso il posto. La scritta che comparve al di fuori della sede di Mirafiori della Fiat all'indomani dell'assassinio di Codecà e uno, attenzione al due, fu ampiamente dibattuta dalla stampa dell'epoca e costituisce probabilmente ancora uno dei nodi irrisolti di questo omicidio. Questo genere di relazioni che lui ha intrattenuto con i nazisti potrebbero essere la ragione per la quale è stato ucciso. Nelle primissime fasi dopo l'omicidio viene istituita una taglia, una ricompensa, diciamo, per chi fornirà informazioni riguardo al delitto. Valletta riceverà una lettera anonima 2 mesi dopo l'omicidio. Questa lettera gli farà prendere la decisione di assumere 2 investigatori privati. Si tratta di Costante Gandini e Filippo Argenti, sono 2 detective di Milano. Vittorio Valletta passa a loro questa lettera anonima che ha ricevuto. Nella lettera si fa il nome di quello che dovrebbe essere il presunto assassino. Un certo Peppino, un ex capo partigiano. Da questa lettera Gandini e Argenti partono con le loro indagini e riescono effettivamente ad identificare questo Peppino. Si tratta di Giuseppe Mercuri, effettivamente un partigiano
un comunista fanatico. Possiede una serie di armi, tutte casualmente di calibro 9, che è lo stesso calibro che ha ucciso Kodeka. Perché si va a cercare da quelle parti? Perché siamo nel dopoguerra e molte armi non sono state restituite, particolarmente da parte degli aderenti al movimento partigiano, che speravano con le armi non restituite un giorno di fare la rivoluzione che veniva promessa. Stiamo parlando di circa 173 cannoni, 50.000 pistole, 12.000 tonnellate di esplosivo. Quindi sostanzialmente si trattava di una sorta di arsenale che era rimasto nelle mani della popolazione. Era ancora un'insurrezione da fare. L'omicidio di Kodeka ovviamente a Torino, ma anche in tutta Italia, suscita un certo scalpore. Ne scriverà, per esempio, Montanelli, scrivendo una lettera immaginaria alla moglie di Kodeka. E, senza dirlo, in questo articolo individuerà già nei comunisti, o comunque nell'ambiente comunista, diciamo, il terreno di coltura di questo omicidio. Secondo questa interpretazione, alcuni partigiani comunisti scontenti di come stavano andando le cose, quelli che in qualche modo si rifacevano all'ala stalinista e militarista del partito, e principalmente a Pietrasecchia, avevano cominciato una sorta di repulisti in vista dell'insurrezione della rivoluzione, colpendo quegli esponenti del padronato più legati al fascismo. Sono stati i comunisti. Su questo i giornali di centrodestra e buona parte dell'opinione pubblica non sembrano avere dubbi. Ma mentre gli investigatori privati della Fiat puntano la pista politica, le forze dell'ordine concentrano la loro attenzione sui familiari della vittima. Il 18 aprile del 52 c'è il funerale di Kodeka. Lo stesso giorno la moglie cerca più volte di mettersi in contatto con un numero telefonico in Svizzera. Ovviamente il telefono di casa Kodeka è controllato dalla polizia. La polizia scopre che la moglie di Kodeka ha provato a contattare una donna che abita in Svizzera, amica di vecchia data dei Kodeka, che l'hanno conosciuta in Romania, che è un'istitutrice e che ha circa 67 anni. Evidentemente il rapporto tra questa donna e Kodeka deve essere piuttosto stretto. Chi è questa donna? Le indagini dalla Svizzera portano in un paese dell'est, la Romania, dove Errio e la moglie si erano conosciuti e svelano una complessa trama di relazioni familiari e politiche. La polizia lancia un'ipotesi ovviamente suffragata da alcune voci che si inseguono in Svizzera, e cioè che la moglie di Kodeka avesse in Romania una sorella alla quale era molto legata e che avrebbe voluto far espatriare in Italia. Per aiutarla, Kodeka si sarebbe messo in contatto con degli agenti dei servizi romeni e sovietici, che in cambio però gli avrebbero chiesto qualcosa. E nel momento in cui Kodeka si rifiuta di fare quello che gli viene richiesto, viene punito. È probabile che si tratti di informazioni riservate. Questo rimanda anche a quelle carte cifrate trovate sulla scrivania di Kodeka.
E Ryoko Deca si impegna per fare espatriare la cognata dalla Romania e promette in cambio informazioni riservate ai servizi segreti. Sembra roba da spy story, ma è davvero un'ipotesi così assurda? Codecà aveva avuto relazioni internazionali, aveva lavorato per le filiali e le sedi estere della Fiat. Quindi si poteva anche pensare ad uno scenario del genere nell'Italia del 52 che, come tutti gli stati europei, pullulava di spie e di controspionaggio. Però ci sono due elementi che non mi fanno andare in questa direzione. Il primo elemento è il fatto che sia stata un'azione appunto parzialmente improvvisata, cioè preparata, ma anche in cui non vediamo agire un professionista. Il secondo elemento è che quando entravano in gioco i servizi di tutto il mondo in quegli anni, uccidevano nella maniera più silenziosa possibile, cioè cercavano di fare in modo che una persona, l'obiettivo, morisse, ma senza che si potesse capire che dietro c'era un servizio. La pista seguita dalla polizia rimane comunque in piedi, così come quella degli investigatori della Fiat, che da una lettera anonima sono risaliti all'assassino. Giuseppe Mercuri, un ex partigiano, un individuo armato e pericoloso. Gandini e Argenti individuano anche l'autore della lettera anonima a Valletta. È un panettiere che abita a Cornigliano, a Genova, che scoprono è anche un creditore di Giuseppe Mercuri. E Mercuri gli deve 100.000 lire. Gandini e Argenti compilano un dossier di circa una ventina di pagine e lo passano a Valletta. Valletta, che ha, come tutti i grandi dirigenti d'azienda, dei contatti con la polizia, passa il dossier alla polizia. La polizia smonta punto per punto il dossier di Gandini e Argenti. Giuseppe Mercuri è stato un partigiano, ma non ha commesso nessun crimine durante la Resistenza. Non è nemmeno un fanatico comunista, possiede una pistola, ma è una Saint-Étienne calibro 6,35, non una calibro 9. Quindi tutto il dossier è costruito. Quello che invece la polizia in un documento scrive e annota è, diciamo, il tratto ambiguo di Costante Gandini. È stato fascista della prima ora, poi espulso dal PNF per indegnità e in contatto come confidente con i servizi inglesi almeno fino al 1950. Quindi il ritratto che la polizia fa di questo investigatore privato è molto negativo. Non furono rare le figure di personaggi che mantennero dei rapporti con entrambi gli schieramenti, anche basando lo sviluppo di queste relazioni con i propri precedenti rapporti, sia con alcuni ambiti e alcuni settori appunto dell'establishment del blocco comunista, sia con quelli del blocco occidentale. Quindi non fanno esattamente delle indagini sull'omicidio, fanno delle indagini sulla lettera. La lettera dice una menzogna e loro producono un dossier che verifichi e che documenti quella menzogna, ovviamente in maniera falsa. Le indagini sostanzialmente non portano da nessuna parte per circa 3 anni. Dopo queste prime difficoltà c'è una svolta. Nel luglio del 55 viene
arrestato il presunto assassino di Codecà. Si tratta di Giuseppe Faletto. Ex partigiano, che è stato anche in carcere. E i carabinieri arrivano a Faletto tramite la delazione di due confidenti. Michele Vinardi e Angelo Camia sono due piccoli criminali con dei piccoli precedenti penali. Entrambi conoscono Faletto e entrambi affermano di aver sentito dire Faletto di aver ucciso Codecà e di aver utilizzato per il delitto una pistola Beretta. Giuseppe Faletto è un uomo di circa 35 anni. È un uomo scontroso, che parla poco. È un uomo che diventa anche violento quando beve. Ha partecipato alla resistenza, prima in una brigata badogliana e poi in una serie di brigate garibaldi comuniste. La resistenza è un movimento complesso che si configura in una zona territoriale ben precisa, che è quella dell'Italia centro-settentrionale, cioè sostanzialmente la zona in cui viene instaurata la Repubblica di Salò. Gradualmente, diciamo, si andò a formare, a strutturare, organizzandosi su alcune direttrici di natura ideologica. Pensiamo ad esempio al Partito d'Azione con Giustizia e Libertà, le Brigate Garibaldi di emanazione del Partito Comunista Italiano, le Brigate Matteotti invece di emanazione del Partito Socialista Italiano e dei movimenti resistenziali, penso ad esempio alle Fiamme Verdi e alle Osoppo, di orientamento cattolico. Faletto ha preso parte alla resistenza prima in una brigata badogliana e poi in alcune brigate garibaldi, dalle quali però è sempre stato espulso perché approfittava della sua condizione di partigiano e delle armi che aveva spesso per compiere dei crimini o delle rapine. Giuseppe Faletto è un uomo che ha un profilo criminale. Sicuramente rispetto a Mercuri è una figura che sembra più credibile come assassino di Codecà. I carabinieri incaricano Camia e Vinardi di proporre a Faletto un omicidio eccellente. Lisca è la proposta fatta a Faletto di assassinare Valletta, cioè il presidente della Fiat, stavolta per 20 milioni di lire, che è una cifra praticamente astronomica per quegli anni 50, per la metà degli anni 50. Ovviamente Faletto accetta, quindi Camia, Vinardi e Faletto si ritrovano in una cascina poco fuori Torino per discutere i dettagli dell'omicidio. Quello che Faletto non sa è che la stanza è piena di microfoni e che nella camera accanto i carabinieri stanno registrando tutto con un magnetofono. Quindi Camia e Vinardi fanno bere Faletto, cercano di farlo ubriacare, cercano di spingerlo a confessare il delitto Codecà. Solo che Faletto non confessa. Per di più, a fine serata i carabinieri si rendono conto che il magnetofono non ha registrato niente. Quindi, ancora più grottesco, vengono organizzate altre due cene dove il copione è sempre lo stesso. Camia e Vinardi che spingono e Faletto che non rivela. Mano a mano che i giorni procedono, Faletto diventa sempre più nervoso, vorrebbe passare all'azione con l'omicidio di Valletta. A questo punto i carabinieri intervengono per evitare guai peggiori e lo arrestano.
Il processo a Faletto si apre nel febbraio del 58. È un processo molto strano. L'impostazione accusatoria parte dall'assunto che Faletto abbia sparato a Codecà con una beretta. Un tecnico della beretta testimonia che le scalfitture sul proiettile estratto dal corpo di Codecà non sono compatibili con una canna della beretta, piuttosto con la canna di una Walther P38. Quindi questo è uno dei primi grandi tasselli che cadono. I nastri, a qualche anno di distanza dalla registrazione in quella cascina, sono stati completamente usurati e sono inservibili. Faletto poteva essere un colpevole perfetto, appunto per la sua bassezza morale, però effettivamente poi che cosa c'è? Nessuno gli ha trovato l'arma, nessuno l'ha visto sul luogo del delitto, né si capisce chi gliel'avrebbe commissionato, in cambio di cosa, e chi sarebbero i mandanti, perché lui di tutto questo non ne parla durante queste cene alcoliche fatte mentre i carabinieri ascoltavano. Accanto a questo c'è l'altra parte del processo. Paradossalmente il processo Codecà vede la figura dell'ingegnere scivolare sullo sfondo e emergono i crimini che Faletto ha commesso durante la resistenza. Quindi aveva rapinato un anziano, sfidandolo anche, sembra, a una sorta di incontro di box. Quindi era anche aggravato da una certa crudeltà, insomma, questi. Sono omicidi e rapine. Quando Faletto entra a 16 anni nella Resistenza, ha un passato che non mostra segni di comportamento deviante, antisociale, criminale o quello che vogliamo. È successo che sostanzialmente lui ha fatto una scoperta, e se ci pensiamo bene, l'adolescenza è un tempo di scoperte. Cosa ha scoperto? Ha scoperto che tenere un'arma, il potere che l'arma dà sulla vita degli altri, è una cosa straordinariamente piacevole. Sulla stampa, ovviamente, specialmente sulla stampa conservatrice, il processo Codecà diventa un processo alla resistenza. Nonostante Faletto sia stato completamente disconosciuto dai capi della resistenza per quello che ha commesso. Faletto verrà assolto per l'omicidio Codecà e verrà invece condannato per gli omicidi che ha commesso, i crimini che ha commesso durante la resistenza. Giuseppe Faletto, ex partigiano espulso dalla sua brigata e pluriassassino, non ha ucciso Errio Codecà. E quindi chi è stato? Siamo così sicuri che il colpevole vada ricercato tra gli ex partigiani, tra i comunisti? Non ci si sposta da quella scritta sul muro. Evidentemente quella scritta sul muro ha indirizzato il sentimento collettivo, l'interpretazione che si vuole dare di questo delitto. Si tratta di un delitto politico, i mandanti sono a Mosca e il Partito Comunista Italiano ha perlomeno una responsabilità morale nell'accaduto. È una sorta di segno della guerra fredda nel nostro paese. Quando avevo 16 anni, io facevo l'operaio in una ditta legata alla Fiat. I vecchi operai comunisti con cui lavoravo si ricordavano benissimo che chi aveva fatto questa scritta era un esponente democristiano della direzione dell'azienda,
che aveva montato un'azione provocatoria contro i lavoratori. La scritta era una provocazione che venne gonfiata subito per gettare discredito sugli operai comunisti che finivano i reparti confino. L'ipotesi di un depistaggio fondamentalmente, e quindi l'idea che la scritta sia stata apposta con l'intenzione proprio di indurre gli inquirenti, gli investigatori a indirizzare i propri sospetti nei confronti di un omicida di orientamento comunista. Chi ha ucciso Eleuterio Codecà? C'è forse un'altra pista che non è stata sufficientemente battuta? Noi oggi non ci pensiamo, però durante la Guerra Fredda gli Stati Uniti avevano imposto ai loro alleati un embargo nei confronti dell'Unione Sovietica. Quindi non si poteva commerciare con l'Unione Sovietica, soprattutto alcuni materiali strategici, materiali che servivano all'industria pesante e all'industria bellica, quindi metalli, tungsteno, molibdeno, cadmio, germanium. Come spesso accade, quando si pone un limite, nasce automaticamente la strada per aggirarlo. E quindi, posto l'embargo, comincia il contrabbando. Il sistema all'inizio degli anni 50 funzionava sostanzialmente così. In questo contesto la Fiat non è sola, perché sono tante le ditte che si occupano di questi traffici illegali assolutamente remunerativi con i paesi dell'est, e ci vuole qualcuno che faccia da intermediario. Di solito questo materiale veniva stoccato nei doppi fondi dei vagoni dei treni, e tramite un passaggio di solito lo snodo era la Svizzera. Ecco, cosa c'entra questo con Codecà? Codecà frequentava la Svizzera. Codecà sappiamo che aveva delle relazioni con dei soggetti particolari in Svizzera. Ovviamente si tratta di ipotesi. Potrebbe essere che Codecà avesse dei contatti con alcuni soggetti per ragioni personali, magari, per quello che riguardava la sorella della moglie, e che in qualche modo, rimasto invischiato in un sistema del genere, se ne volesse tirare fuori e non gli sia stato permesso. Quando questo rapporto si guasta, perché può guastarsi per 10.000 ragioni, ecco che a questo punto qualcuno la deve pagare, e la paga chi ha o forse scoperto, forse è venuto meno ai patti, forse creato dei problemi. Di sicuro lui aveva paura di qualcosa, e aveva una paura grave, aveva paura di morire. Quindi io non so chi abbia ucciso Codecà. Sappiamo chi non lo ha ucciso, perché ci sono i tre gradi di giudizio, non l'ha ucciso Faletto. Questa è una vicenda che presenta tanti personaggi ambigui. I detective che producono un dossier falso, gli stessi, pensiamo anche ai carabinieri che cercano di incastrare Faletto, proponendogli addirittura un omicidio ancora più eccellente del primo. La figura della moglie, il suo viaggio in Svizzera, il passato di Codecà,
i contatti ai massimi livelli nel campo economico, politico. Questa è, a tutti gli effetti, una spy story della Guerra Fredda.